Allora, io sono Anisa e io sono Ania e voi state guardando Elias World. Questa volta siamo tornati con un nuovissimo video tag, ce l'avete anche richiesto, una ragazza ce l'ha richiesto questo video tag, ovvero ovviamente questa volta lo facciamo a tema natalizio, quindi il Christmas tag, ovvero risponderemo a delle domande a tema natalizio. C'è un aiutante qui di noi che già avrete conosciuto col video precedente, che si chiama Paola, che farà appunto la voce delle domande, la voce la voce fuori campo, esattamente. Buona visione. Film di Natale preferito? Oddio, vabbè, io ne amo tantissimi, mi piacciono tutti i film di Natale. Allora, uno scontatissimo. Allora, Mamma ha perso l'aereo. Vabbè, sì, Mamma ha perso l'aereo, che lo vedono tutti. E poi è Christmas Carol. Allora, a me piacciono Mamma ha perso l'aereo, Elf è bellissimo, no, il Grinch pure il figo. Il mio preferito, però non è il preferito. Esatto, quindi Mamma ha perso l'aereo, Elf, Harry Potter, come si fa la maratona a Natale di Harry Potter? No, non è nel film natalizio. Per me è il film natalizio. Sì, vabbè, mi piace pure Christmas Carol, però sì, questi tre. Colore natalizio preferito? Ovviamente, e me in assoluto il mio colore preferito è il rosso. A Natale ovviamente il rosso al quadrato, quindi sì. Io ho oro o argento. Hai mai costruito un pupazzo di neve? Sì, un po' allora, vivendo a Messina ovviamente è un po' difficile fare un pupazzo di neve. Però siccome sono andata in montagna, sull'Etna, qualche quando ero piccola soprattutto, abbiamo creato questa specie di neve mischiata a terra, mischiata a sabbia, però sì, era un pupazzo di neve, però di quelli belli mai. No, no, io neanche, l'ho fatto una volta, non qui in Italia, l'ho fatto, però è venuto un fail assurdo, cioè non stavo in piedi quel coso. Puoi comprare un solo regalo, chi lo faresti? Solo regalo. Solo regalo. A te? Posso comprare un solo regalo, a chi lo farei? Vabbè, dai, oh, a mia sorella. Oddio, un solo regalo pure è poco. Infatti, io non ne faccio punto, scusa, devo farne uno solo. Ma li fai a tutti e non li fai i regali. Vabbè, allora un regalo, visto che è un regalo a te, se ce lo scambiamo direttamente. Ecco, riscambiamo i regali. Apri i regali la vigilia o la mattina di Natale? No, la mattina di Natale. La vigilia? Cioè, la vigilia sera, perché poi quando tu quando apri io la mattina di Natale apri i regali. Tu l'apri per Natale? A pranzo del Natale. Diciamo. Il 25? No, non è il 24 sera. La mattina di Natale. In Polonia si apre il 24 di sera, appena si finisce di mangiare si aprono. Io voglio sapere no, però mattina tutta la vigilia. Scriveteci sotto nei commenti quando vi dei regali, il 24 o il 25? Io il 24, perché io, a parte che io non vedo l'ora di aprirli. Cosa ami fare durante le vacanze di Natale? Mangiare e guardarmi Harry Potter. E scartare regali. Tuo desiderio natalizio più grande? Più grande, no. grande. Natalizio. Desiderio natalizio, scusa. Non lo so, forse è la cosa che desideri di più. La cosa che desidero di più. Vabbè, essere felice per sempre. Per questo di più, no? Questo desiderio natalizio, diciamo. Che sia famiglia, che sia soldi, che sia amore, che sia qua e là, felice in generale, no? Sì, essere felice. L'odore che ti ricorda di più il Natale? Non ce l'ho. Lo sai cosa? Quando apro, prendo dallo sgabuzzino l'albero chiuso e lo apro, c'è quell'odore che non è piacevole, perché giustamente l'odore di vecchio, di polvere, di cose, però è quell'odore tipo di legno, però di diavolo finto, non so spiegare, che però ti ricorda il Natale, è bello quello. Io invece quando... O del cibo. No, invece, beh sì, il cibo e poi quando esco di casa ed è tipo sera, come so, le 7, le 8 di sera, c'è proprio quell'aria fresca, ok, l'aria non ha, che è un odore, però per dire... Ho capito. Cioè, c'è un sentore, mi ricorda l'aria natalizia, quindi quello. Piatto natalizio preferito? Le schnicchi. Se non sapete cosa sono delle crepe con dentro i graudi funghi fritti, buonissimi. Guarda, giusto, non sapevo il nome, per me l'avevi detto questa cosa. Comunque io non lo so, perché in realtà cambiamo, non è che avevo... Pizza. Però natalizio... Perché mi fa sempre quelli, e quindi io tipo aspetto il Natale solo per quelli, capito? Qual è il tuo?
voce fuori campo. Il pannudo. Penso anche chi. O al massimo il panettone, quello là, solo con l'uvetta. Che bello, la candina non mi piace. Io non lo so, sai, non ne ho idea. Forse il pandoro anch'io, il pandoro, assolutamente sì, perché lo mangio solo per Natale. Io quando sarò grande tipo comprerò 12 pandori, 14 pandori, tanti pandori, così ce li ho tutto l'anno. Prodotti make up che non possono mancare il giorno di Natale. Rossetto rosso, sì. E anche un ombretto magari brillantinato, così tipo dorato. Canzone natalizia preferita? Allora, io ne ho tantissime. Io pure. Però c'è una che mi ha rubato il cuore. Allora, All I Want For Christmas Is You, per forza. E, oddio, ne ho troppe. In realtà anche Lady Snow, Jingle Bells Rock. Oddio, tutti mi piacciono, sì, non lo so. Beh, io sono un amante delle canzoni natalizie, le ascolto anche ad agosto, quindi proprio le amo. Però se ne devo scegliere una, è Last Christmas e You Won. Last Christmas. È bellissima. Fantastica e magica apparizione della scenografia di questo albero bellissimo. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto se voi scartate i regali la vigilia o a Natale. Buone feste!